Vado. Sì. Buongiorno a tutti, ci sentite? Fate un cenno? Sì. Grazie. Grazie, c'è con me Davide Cassani, presidente di APT Servizi. Buongiorno a tutti. Vi ringraziamo, abbiamo poco meno di un'ora, ma direi che ci sono tutte le condizioni, insomma, per dire le cose che volevamo raccontarvi e dirvi e poi anche per lasciare lo spazio ai tre presidenti delle tre destinazioni turistiche per fare una loro considerazione, un loro commento. Dunque, noi oggi c'è anche qui il direttore di APT Servizi, Emanuele Burioni, che non lo vedete, ma è qui presente con noi. Vi volevamo illustrare brevemente, anche per la modalità, diciamo, della conferenza stampa in remoto, e quindi abbiamo bisogno di accelerare, poi ci sono altri impegni dopo di noi. Volevamo però illustrarvi il piano di comunicazione che l'APT Servizi, la Regione Emilia-Romagna hanno predisposto per iniziare la promozione del turismo in Emilia-Romagna in questa fase anomala, difficile e complicata, ma per dare anche un segnale forte che siamo in movimento, stiamo lavorando appunto per promuovere le nostre eccellenze regionali, le nostre destinazioni, i nostri prodotti turistici, ovviamente in questa prima fase sul mercato nazionale, perché ci rivolgiamo ai cittadini ovviamente del nostro paese. So già la domanda che mi faranno i giornalisti dopo, che ci faranno, e quindi ve l'anticipo, anticipo la risposta. Voi mi chiederete sicuramente quando è che aprirà il turismo, perché ovviamente si fa una campagna promozionale, ma si deve fare ovviamente quando sapremo la data in cui, diciamo, la filiera turistica potrà riaprire, quindi gli alberghi in particolare, ma gli stabilimenti balneari, tutte le attività legate ovviamente al divertimento, i pubblici esercizi. Noi oggi non abbiamo ovviamente una data, però stiamo dialogando in maniera positiva e costruttiva con il governo, perché quello che noi abbiamo bisogno di sapere, quello che gli operatori turistici hanno bisogno di sapere, è di avere un orizzonte temporale rispetto al quale appunto programmare non solo l'attività di promozione turistica che oggi vi spieghiamo, vi illustreremo, ma anche naturalmente la preparazione di tutte le attività propedeutiche alla riapertura. Quindi il nostro impegno più di carattere politico in queste ore, in questi giorni, è finalizzato appunto a chiedere al governo una roadmap che ci consenta appunto di avere una data che consenta ai cittadini e ai potenziali turisti italiani di muoversi verso le nostre località per fare appunto qualche giorno di vacanza in tutta sicurezza e in tutta tranquillità. Perché dico in tutta sicurezza e in tutta tranquillità? Perché noi abbiamo tutti i protocolli pronti. Devo Assessore, scusi, ringraziare il lavoro delle associazioni. chiedo di chiudere i microfoni, altrimenti. Sì, chiudete i microfoni per cortesia perché altrimenti sentiamo dei rumori disturbanti. Dicevo in tutta sicurezza perché noi abbiamo tutti i protocolli pronti. Devo ringraziare per questo le associazioni di categoria, tutte le associazioni di categoria di tutti i comparti legati al turismo e al commercio che hanno prodotto uno sforzo importante in un momento difficile. Ci sono tutti, i documenti necessari per poter aprire in sicurezza quando naturalmente il governo ci consentirà di farlo e quindi di ospitare attraverso delle regole, dei criteri che mettono in sicurezza turisti, avventori, utenti e naturalmente lavoratori, tutte le attività della nostra regione. Noi abbiamo preparato e predisposto appunto un piano di comunicazione che promuoverà e valorizzerà tutti i comparti turistici, dal mare all'Appennino, alle città d'arte, alle terme, a tutto quel complesso di prodotti turistici che in questi anni abbiamo costruito e abbiamo promosso grazie al lavoro dell'azienda di promozione turistica, delle destinazioni turistiche, degli operatori. Per farlo in maniera più incisiva, più performante attraverso i canali di comunicazione che abbiamo individuato, che sono televisioni, web e radio,
abbiamo deciso di mettere in campo alcuni assi, alcuni volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport in particolare, che ci aiuteranno appunto a veicolare le nostre bellezze, le nostre caratteristiche, le nostre eccellenze e soprattutto a veicolare i valori positivi di accoglienza, di ospitalità, di unicità che caratterizzano la nostra regione. Questi volti sono Stefano Accorsi, che è una novità, diciamo, per quanto riguarda la promozione turistica della nostra regione, grande attore di origini bolognesi che ci aiuterà a promuovere tutto il circuito legato ai prodotti culturali della regione Emilia-Romagna, quindi le città d'arte, quindi il cineturismo lungo la Via Emilia. Sapete che lo scorso anno abbiamo incominciato a produrre, a promuovere, dopo aver prodotto il prodotto, appunto, scusate il gioco di parole, il cineturismo come prodotto di eccellenza della nostra regione, legando appunto alcuni percorsi tematici a grandi registi che sono nati nella nostra regione, hanno prodotto diversi capolavori cinematografici nella nostra regione. Quindi Stefano ci aiuterà, e lo ringraziamo per questo, a promuovere non solo le grandi città d'arte, ma anche i borghi, anche il circuito dei castelli, anche le vie religiose, insomma tutte quelle eccellenze culturali che sono parte fondamentale della nostra offerta turistica. Poi naturalmente Paolo Cevoli, che continuerà il suo lavoro per promuovere lo spirito, diciamo, dei romagnoli, e poi naturalmente tre assi dello sport, uno di questi è qui di fianco a me, gli cedo subito la parola, Davide Cassani, che oltre a essere un ex ciclista e commissario tecnico della nazionale di ciclismo, come sapete, è il nostro presidente dell'azienda di promozione turistica, Alberto Tomba, che non ha bisogno ovviamente di presentazioni, e Stefano Baldini, anche lui, diciamo, non ha bisogno di particolari presentazioni perché è noto a tutti. Io mi fermo qui perché le cose che volevo dirvi sono queste: abbiamo fatto un investimento importante di 2 milioni di euro. Questa campagna promozionale naturalmente partirà quando avremo diciamo delle certezze rispetto a un orizzonte temporale di movimento delle persone, che consentirà quindi anche di fare turismo e di raggiungere le nostre località regionali. Indicativamente la nostra programmazione prevede questa attività a partire dal mese di giugno, poi naturalmente si protrarrà anche durante tutta l'estate, durante il periodo autunnale, perché l'obiettivo è quello di promuovere non solo l'estate, ma tutto l'anno, e quindi tutte le nostre destinazioni, tutti i nostri prodotti, tutte le nostre straordinarie opportunità di vacanza, ripeto, che saranno svolte in tutta sicurezza, perché abbiamo tutte le condizioni per riaprire in sicurezza la nostra industria turistica e la nostra industria dell'accoglienza e dell'ospitalità. Mi fermo qui e cedo subito la parola a Davide, che ringrazio. Per lui sono momenti di grande sofferenza perché fino a ieri non poteva andare in bicicletta, ma fra qualche giorno potrà riprendere a muoversi e quindi a fare quello che gli piace di più fare. Grazie Davide, e Grazie a te, grazie Assessore. Sì, hai parlato di lockdown, hai parlato di quando riusciremo a ripartire. Il problema è che in tutti i settori abbiamo questo problema. Io da commissario tecnico non so ancora se potrò portare la mia nazionale ai campionati del mondo. Non sappiamo quando il campionato di calcio comincerà e se comincerà, non sappiamo se anche per quanto riguarda il mio sport ci sarà la possibilità di tornare alle corse. Viviamo nell'incertezza, ma in questa incertezza comunque abbiamo una sicurezza che dobbiamo comunque fare qualcosa, dobbiamo partire con una comunicazione, con la televisione, con il web, con la radio, perché non mi sentite? Sì, Sì, come devono chiudere l'audio, però. Sì, Sono dei sempre. colleghi con i Ok, microfoni accesi. appunto. Spegnete i microfoni, per favore, perché altrimenti arrivano e quindi, tornando a questo discorso, noi siamo vicini agli operatori e partiremo con questa campagna, perché alla fine è una campagna naturalmente rivolta agli italiani, perché per quello che succede, siamo convinti che quando finirà questo lockdown ci saranno tanti italiani che avranno la possibilità e mi auguro anche la voglia, questa sicuramente, per fare delle vacanze. Quindi noi,
Dobbiamo ancora una volta far vedere tutto quello che c'è di bello nella nostra regione, ma soprattutto dobbiamo far capire che le nostre sono vacanze sicure, dove avremo la possibilità di attrezzare tutto quello che serve per garantire le distanze, ma soprattutto garantire delle vacanze sicure. E quindi prima hai parlato di questi volti, no? Alla fine abbiamo scelto i nostri ambasciatori che trasudano l'emiliano-romagnolità, sono volti noti che ci danno la possibilità veramente di veicolare attraverso di noi, perché alla fine ci sono anch'io in mezzo, no, tutto quello che di bello c'è in questa regione. Tra l'altro, appunto, con Stefano Accorsi parleremo anche di itinerari legati al cinema lungo la Via Emilia, perché alla fine andremo anche a parlare dei grandi registi, la Dolce Vita, non solo Fellini, ma anche Antonioni, Pasolini, Bertolucci, Guareschi, anche l'attività della Cineteca di Bologna, che è un'eccellenza internazionale della regione. E la cosa importante, come hai detto, Assessore, non è rivolta solamente alla prossima estate. Con tutti questi volti abbiamo un programma triennale, perché bisogna guardare avanti, perché alla fine bisogna creare le basi per cercare di creare qualcosa che sia ancora più costruttivo rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso. E quindi, oltre a Stefano Accorsi, beh, l'ironia di Paolo Cevoli, no? Che lui è un interprete della comicità romagnola, è un grande personaggio che attraverso l'ironia e attraverso la simpatia trasmette delle cose serie. No? Perché è questa la cosa importante, perché comunque Cevole ci permette davvero di arrivare e di fare scoprire, anche tra l'altro con immagine plastica, no? Nel senso che noi vogliamo far vedere quello che sarà la nostra regione in tempo di coronavirus. E quindi anche con Cevoli riusciremo veramente a colpire i nostri turisti, perché sono la cosa più importante e vogliamo che ritornino, perché devono sapere che qui c'è tutto quello che serve per fare una vacanza bella e sicura. E poi la vacanza attiva, no? Stefano Baldini, Alberto Tomba, Davide Cassani. Abbiamo due campioni olimpici e un campione regionale. Perché alla fine, comunque, in questo contesto, anche il campionato regionale ha la sua valenza, no? Io ho vinto due campionati regionali. Quindi, a parte gli scherzi, no? Sono anche loro personaggi straordinari, perché noi crediamo nella vacanza attiva, crediamo nella vacanza sportiva. E dal 4 maggio si può tornare in bicicletta, ma a parte il tornare in bicicletta, dal 4 maggio si può tornare a fare sport a livello individuale. E questo penso che sia importante, perché lo sport riesce anche a ridarci quell'equilibrio che molti di noi hanno perso per colpa di questo lockdown. E quindi tutta una serie di iniziative che, attraverso appunto questa campagna di promozione, ci permetteranno di andare a riproporci, come sempre, come regione simbolo del turismo, ma soprattutto facendo vedere quello che abbiamo di bello, ma anche quello che stiamo e faremo per garantire una vacanza sicura, una vacanza dove c'è l'attrezzatura per garantire la massima sicurezza. Grazie Davide. Natalia Maramotti, presidente Destinazione Turistica Emilia. Ciao Natalia, te la parola. Ciao. Non ti sentiamo. Natalia, non ti sentiamo. A questo punto mi sentite? Sì. Perché non riuscivo a stabilizzare il microfono. Vai. Allora, buongiorno a tutti e a tutti. E in particolare appunto all'assessore Corsini, al presidente Cassani. La prima cosa che mi sento di dire in nome anche di Destinazione Emilia è la soddisfazione per il lavoro congiunto che è stato fatto tra Regione, quindi Abiti e Servizi, le destinazioni e conseguentemente le associazioni di categoria che poi sono rappresentate anche nelle cabine di regia locali. Non è soltanto un'affermazione rituale, se c'è una cosa di cui abbiamo bisogno in questo momento è l'agire congiunto, anche rispetto alle modalità con le quali riproporre il posizionamento del nostro marchio, della Regione Emilia-Romagna e dentro a questo ovviamente delle varie
destinazioni. Quindi grazie davvero, abbiamo intrapreso una strada che è iniziata subito dopo il lockdown, i primi incontri li abbiamo fatti operativi già all'inizio di marzo e ci hanno accompagnato fino a una decina di giorni fa. E nello stesso tempo la destinazione Emilia, ovviamente riportando anche quelle che sono le strategie che abbiamo condiviso, Buon Appetit, che a sua volta è legata ad Enit, sta facendo un lavoro più locale. Riteniamo che in questo momento sia che è un momento di stallo purtroppo per le nostre imprese, sappiamo dolorosissimo per gli aspetti economici, non è che lo dobbiamo ridire, siamo perfettamente consci. Allora è importante sfruttare questo momento per la formazione online con gli aderenti alle reti turistiche, i tour operator, i soggetti partner, abbiamo mirato sulla accoglienza turistica, quella post-Covid, sull'uso dei social media, del digital marketing per il food. Noi siamo orgogliosamente il cuore della Food Valley e anche da domani ci sarà l'ultimo incontro di questa prima serie sulla comunicazione della cultura che continuerà l'esperienza delle lezioni emiliane con Rai Radio 3. Abbiamo valorizzato la competenza linguistica mettendo a valore le nostre guide turistiche che fanno percorsi formativi sempre a distanza con gli operatori che vogliono acquisire più conoscenza. Abbiamo tenuto relazioni strette facendo sapere a tutti gli aderenti alle nostre reti, parlo della rete Food & Wine Experience, rete legata ad Emilia, la rete Cultura e Castelli e anche la costituenda rete Outdoor, abbiamo voluto far sapere quello che si stava facendo ai vari livelli costruendo una newsletter che abbiamo chiamato Diario di Bordo per tenere una stretta relazione. Abbiamo inventato delle modalità per mantenere un legame sentimentale, posso dire, come quello che si sta cercando di fare anche con questi straordinari testimoni, alla Corsi, Cevoli, il presidente Cassani, Tomba Baldini, e noi l'abbiamo fatto con i volti emiliani, i volti anche dei nostri operatori, e poi abbiamo promosso Emilia Casa Tua, perché purtroppo sappiamo che in questa fase in cui i pubblici esercizi sono chiusi, fino ad ora avevano solo la possibilità di fare la delivery, quindi portare a casa i pasti, ecco, abbiamo voluto promuoverli. Quindi proprio ieri poi abbiamo riconsolidato una relazione molto stretta su quel pezzo di Appennino che fa parte di Destinazione Emilia e che sarà oggetto complessivo della promozione da parte appunto della regione, stretto maggiormente le relazioni con le varie altre istituzioni che lavorano in quel contesto, al Parco Nazionale, al GAL, ai parchi del Ducato, per un lavoro speriamo il più possibile efficace insieme appunto alla Regione Emilia-Romagna su questa idea del sicuro e vicino. Sicuro grazie appunto allo scrupolo, lo stava dicendo l'assessore Corsini, con le quali i nostri operatori vorranno riprendere ad accogliere le persone, e vicino perché la vicinanza, cioè la cosiddetta staycation, cioè lo stare in Italia, è stato appena detto, sarà la prospettiva fino sicuramente alla fine del 2020 per coloro che si potranno permettere naturalmente di regalarsi una vacanza che potrà essere anche una vacanza molto vicina. Io immagino e spero che ci siano delle persone che da Destinazione Emilia passano le loro vacanze estive sulla nostra costa, sulla Romagna, e che questa osmosi sia possibile in tutto il nostro contesto, anche per sostenere la nostra economia, che sappiamo che l'economia turistica è quella legata al commercio e a tutta la filiera, che sappiamo soffrire moltissimo. Quindi grazie davvero, il nostro lavoro continua, speriamo in questo modo di dare ulteriore sicurezza in un momento di incertezza assoluta dal punto di vista economico ai nostri operatori. Sappiamo, abbiamo letto, e chiudo con questo, che il presidente Bonaccini sta lavorando anche per vedere di rendere il meno lungo possibile questo lockdown
che sta spezzando le gambe naturalmente a molte attività, in particolare al, dicevo, pubblici esercizi. Grazie, chiudo il microfono e ascolto volentieri. Grazie Natalia. Allora, io non vedo, però ci sarà probabilmente Matteo Lepore. Destinazione ci sono, ci sono. Matteo, vai. Vado io? Sì. Intanto buongiorno a tutte e a tutti. Saluto sia Cassani che l'assessore Corsini e li ringrazio per il lavoro che stiamo facendo insieme, così come ringrazio gli altri rappresentanti delle destinazioni. Sin dal primo momento di questa emergenza ci siamo ritrovati nel tavolo regionale ed è uno strumento molto utile di coordinamento che stiamo seguendo. Da questo percorso nasce anche la proposta che da subito abbiamo messo in cantiere, una proposta che per noi è molto importante per le città d'arte. Cominciare a costruire una strategia sulla ripartenza è fondamentale. L'Emilia Romagna è una regione molto, molto grande che ha anche interessi e virtù differenti distribuite sul territorio. Parlare di turismo sulla costa non è come ovviamente parlare del turismo nelle città d'arte, ma credo che questa formula di racconto complessivo della nostra regione, forse anche spinti dall'emergenza, per la prima volta davvero ci mette insieme come abbiamo provato a fare per tanto tempo. Quindi io credo che mettiamo in campo un metodo che sarebbe bello portare avanti nel futuro. E la scelta dei testimonial è molto importante, perché abbiamo bisogno in questa fase di parlare anche alla popolazione e dare dei messaggi usando parole che i miei colleghi hanno detto prima, quindi sicuramente comunicare la sicurezza delle nostre destinazioni, il fatto che in Emilia Romagna siamo organizzati, stiamo lavorando per mettere appunto nelle condizioni le strutture e anche i visitatori che arriveranno di poter godere al massimo di quello che sarà il loro soggiorno. Partiranno, come ha detto Corsini, quando sarà possibile. Sottolineo però che la scelta di, ad esempio nel caso di Accorsi, di fare un accordo pluriennale di coinvolgimento è molto importante, perché non stiamo semplicemente dicendo che portiamo avanti una proposta per l'emergenza, stiamo dicendo che stiamo già lavorando per la strategia futura, quindi noi non è che questa strategia la mettiamo in campo solo sull'oggi, pensiamo a un nuovo modo di lavorare, questo è molto importante. Per Bologna in particolare, la sua città metropolitana, questo significherà quest'estate un lavoro nel solco delle cose che avevamo già impostato, cioè sul paesaggio naturale e culturale della città metropolitana, una città metropolitana da 1 milione di abitanti, che quest'estate sicuramente avrà molto da lavorare sul turismo di prossimità, quindi i nostri primi referenti saranno i cittadini bolognesi, che potranno attraverso le escursioni, le camminate, stare all'interno di un paesaggio che ha radici autentiche, come anche Petrini ho visto oggi su alcuni giornali ci ha ricordato. Io credo che la modalità di promozione che oggi inauguriamo e che dobbiamo interpretare sia una modalità che non dovremmo più lasciare, in particolare attorno ad alcune parole. E credo che la sostenibilità, la responsabilità e anche un'idea di economia civile diventino ormai una priorità per l'agenda del turismo. O il turismo è sostenibile, responsabile e civile, o non avrà futuro. Questo è molto importante. Poi chiaramente torneranno anche i grandi eventi, le grandi cose, però dobbiamo riuscire a costruire con i nostri cittadini una modalità di partecipazione che sul turismo è senz'altro importante. Noi metteremo a disposizione i contenuti culturali di Bologna, appena ripartiranno anche i propri asset come l'aeroporto, la stazione ad alta velocità. È un lavoro lungo che dobbiamo fare, ma sono convinto che appunto attraverso questa alleanza della Via Emilia riusciremo a dare una parola di speranza anche al resto del paese, perché sul turismo in Italia l'Emilia Romagna credo che abbia delle carte da giocarsi anche in più rispetto alle altre regioni. Siamo meno vincolati a una certa idea di turismo industriale e quindi questo credo che ci aiuterà. Grazie Matteo. Direi di terminare gli interventi delle destinazioni con Visit Romagna, Andrea Gnassi. Grazie assessore, buongiorno a tutti.
Ma è già stato detto molto. Noi con questa conferenza stampa diamo un messaggio. Chiudete il microfono per cortesia. Noi con questa conferenza stampa vogliamo dare un messaggio molto chiaro. Siamo attraversati da una pandemia mondiale. Il turismo è il settore più colpito di tutti nel mondo, non in Emilia-Romagna, non solo in Italia, non in Romagna. È colpito perché non esporta merci ma importa persone. È costruito sulle relazioni, sugli spostamenti, sui viaggi e quindi è colpito al cuore. Abbiamo bisogno, e questo è il messaggio che vogliamo dare, a me un po' sorprende perché mi fa anche sorridere, e quindi questa conferenza stampa organizzata dalla Regione è molto importante. Io capisco, come dire, anche la banalizzazione, ci cercano per dire: ah, ma allora in Romagna come mettete gli ombrelloni? Come se la risposta del turismo al post-Covid è un ombrellone a 3 metri, 3 metri e mezzo, 4,10, 2,70. Metteremo a posto anche gli ombrelloni col distanziamento, ma ci vuole un pensiero turistico per stare nel mondo dopo il Covid e insieme al Covid. Quindi la Regione, le destinazioni stanno mettendo in campo un pensiero per stare nella competizione turistica attraversando il Covid, che non è mettere solo un ombrellone a 3 metri, a 4, 2 e mezzo, non è andare in giro col metro. Stiamo organizzando un pensiero per affrontare le sfide imponenti che abbiamo. Cambierà molto. E allora il messaggio di oggi è che intanto la Regione c'è, la costa, la nostra costa romagnola, da Cattolica ai Lidi Ferraresi, c'è. Facciamo una grande campagna con un media mix, utilizziamo i social, le televisioni, ma non c'è promozione senza prodotto. Noi metteremo in campo la forza dei nostri prodotti, i parchi tematici, le spiagge, l'organizzazione dei servizi con la qualità e la sicurezza che il dopo Covid richiede. Cioè non è tutto come prima, ma guardate, se c'è una cosa che ci viene riconosciuta in Romagna, nella nostra regione, è l'affidabilità. E cioè, se lo diciamo è perché lo facciamo. I prodotti che mettiamo in campo saranno sicuri. Noi stiamo lavorando con l'assessore Corsini, con i tavoli tecnici che ha predisposto, ad esempio, a dei protocolli, e auspichiamo che il governo, come dire, corra da questo punto di vista, per mettere in sicurezza le spiagge e gli alberghi. Qui c'è già uno dei contributi che Visit Romagna ha fornito ai tavoli regionali, perché nel giro di qualche settimana usciremo con i nostri prodotti, i parchi, le spiagge, gli hotel, che saranno organizzati in sicurezza da un punto di vista sanitario e dell'igiene. È un fatto molto importante, perché i prodotti di cui parliamo oggi saranno offerti nel regime di sicurezza che gli standard sanitari richiedono. Io non so se saremo i primi o i secondi, non è una gara, so che però lo stiamo facendo. Siamo gli unici che, coordinati dalla Regione, abbiamo delle task force con esperti del settore, operatori, esperti di turismo, virologi, epidemiologi, autorità sanitarie, perché la proposta che faremo, le spiagge, i parchi tematici, gli alberghi, i musei, sono organizzati in sicurezza. In Romagna noi sapete che il nostro, come dire, payoff è la dolce vita, la terra della dolce vita, sarà la terra della dolce vita in sicurezza. Ci stiamo organizzando per essere in Romagna la destinazione, la prima destinazione sicura in Italia. Il messaggio che diamo è: saremo una destinazione sicura. E perché facciamo questo? Perché appunto abbiamo questo lavoro che stiamo facendo. Lavoreremo sul tempo e lo spazio, riorganizziamo i servizi in spiaggia, più tempo si potrà mangiare, più spazio,
Le località della costa si stanno attrezzando per mettere a disposizione piastre, lungomari come luoghi di socialità, dove anche il distanziamento, avendo più spazio, garantirà sicurezza. E questa è un'operazione che insieme appunto, no che insieme, che grazie a questa campagna noi comunicheremo. Visit Romagna è questa destinazione che non concentra ovviamente il turismo solo in alcuni luoghi, ma è un mix, come vedete, abbiamo lavorato su questi driver trasversali dei cluster, borghi, colline, bici, cultura, musei, insieme ad una spiaggia che dall'alba, dalle 5 della mattina a l'una, vivrà con servizi che oggi sono organizzati in sicurezza, dal Pilates allo yoga, all'aperitivo, alla cena fino a l'una. Questa è il nostro grande, la nostra grande sfida in un momento in cui appunto, seppur feriti, noi riorganizzeremo i paradigmi del turismo per mettere a disposizione di noi stessi e del paese. Ho finito, faccio solo il cenno che il processo di cambiamento avviato nella costa romagnola, penso ai lungomari, penso ai nostri lungomari, ha anticipato, come dire, quella domanda di maggior sicurezza ambientale, di igiene che ci viene chiesta nel Covid. Penso alla mia città, ma penso ovviamente alle altre città della costa, la riqualificazione dei lungomari dà più sicurezza ambientale, mette al centro il tema dell'ambiente, che sarà un tema centrale nella domanda del turismo. E sapete persino, come dire, del tema, no? Della fibrillazione, Covid, dove c'è, le acque, eccetera. Beh, cito la mia città perché non perché l'operazione che abbiamo fatto sul sistema idrico fognario ci consentirà di dire al mondo e all'Italia che le acque da noi non solo sono sicure perché le controlliamo, ma sono sicure perché non ci sono più acque reflue. Questo è un grande messaggio di una Romagna che c'è, anche con i suoi testimonial, con i suoi prodotti che saranno dati in sicurezza. La terra della dolce vita e sicura. Grazie Andrea. Allora, io direi di procedere così, abbiamo ancora qualche minuto. Se ci sono delle domande da parte dei giornalisti... Io ne avrei una, se possibile. Sono Monica Bartolucci, TV Qui, è un'emittente regionale. Prego. Con sede a Modena. Assessore, intanto complimenti, questa campagna è meritoria, molto utile e che sicuramente darà i risultati sperati. Ne sono convinta, il lavoro fatto è egregio. Sono due cose, molti albergatori, perlomeno diciamo nella parte di Modena, Bologna, la città dove noi abbiamo sede, lamentano due cose. La prima, i protocolli di sicurezza, che dice che ancora non siano stati consegnati o comunque dati in modo che poi gli alberghi che decideranno di aprire quando si potrà ovviamente, intanto possono mettere in atto. E questa è una prima cosa. Sì. La seconda è questa. Mi pare che va benissimo la Romagna, che è una parte importante del turismo della nostra regione, l'Appennino, le città d'arte, i borghi, eccetera. Però ci sono città, come ad esempio Modena, dove ha un'eccellenza enogastronomica importante. Non parlo solo di Bottura, ma aceto balsamico. Ecco. Queste città non sono un po' trascurate in questo progetto? Ci sono altri? Sì, vorrei fare una domanda anch'io. Sono Ronchetti del Sole 24 Ore. Ciao. Assessore Corsini, la domanda è questa. Gli operatori si sanno, sono quasi in rivolta per il fatto che il decreto sulla fase 2 non ha fatto menzione delle attività turistiche, per cui stanno vivendo questa fase in una condizione di estrema incertezza. Quando ritenete presumibile che le attività turistiche possano ripartire? Perché adesso non c'è una data allo stato attuale. Ho detto pure all'inizio. Grazie. Domanda altri? Anch'io, se posso.
Sì, Mario, sì, se posso, Gradara. Mario, Gradara, Mario Gradara. Tremo, tremo quando fai le domande a te. No, scherzo, dai. Un maglione. Scherzo. No, chiedevo semplicemente se il discorso ombrello legale che da molti albergatori è stato indicato in questi giorni, insomma, più occasioni come condizione sine qua non per decidere se riuscire ad aprire o no, hai detto che già che ci state lavorando, se è stato, come dire, messo a punto. Seconda domanda, ne faccio due, scusami, se in caso il governo continui a dormire, come sembra, i protocolli la regione li vara ugualmente. Grazie. Ci sono altri o posso rispondere? Sì, Francesca Blesio, Corriere di Bologna. Rapidissima, se vi attendete turisti, questa è ovviamente una previsione, immagino, più dall'Emilia Romagna, più da fuori regione, se puntate più agli uni, più agli altri, cioè quali sono, parlando ovviamente di promozione per la regione, un po' le linee guida, cioè quella a cui state guardando e cosa vi attendete appunto da quest'estate? Una cosa, Valerio Lessi, buongiorno, sì. Rimini, è collegata a quella che chiedeva Gradara. Cioè dal governo, perché si sblocca la situazione, cosa a questo punto vi aspettate? Che riprendano i movimenti interregionali o anche altro? Altri? Vado io allora. Paolo Pagni, prima pagina. Prego. Esistono, pensate a protocolli per gli eventi, sto pensando agli eventi ad esempio di enogastronomia. Ci sarà qualche possibilità di farli e pensate di fare qualche cosa in proposito? Altri? No. Ok. Pronto? Sì? No. Mi sembrava di aver sentito qualcuno. No, allora vado. Allora, mettiamo un po' in fila alcune cose. Tema protocolli, anzi, tema interlocuzione con il governo. Allora, noi non stiamo chiedendo delle fughe in avanti, io penso che quello che ha fatto il governo finora sia positivo, anche il decreto di domenica lo giudico per buona parte positivo, non ci sono state alcune risposte che il mondo del turismo, del commercio si aspettava e il nostro compito in questa fase è quello non di fare delle polemiche contro il governo, ma quello di essere propositivi e costruttivi rispetto alle risposte che non sono arrivate. Mi riferisco ovviamente al turismo, ma mi riferisco ad esempio anche ad altre attività che sono in buona parte legate all'attrattività turistica, come la ristorazione, come il commercio, rispetto alle quali noi riteniamo che ci possano essere, se le condizioni e il quadro sanitario continueranno a migliorare, i margini per poter chiedere un'anticipazione rispetto alle date che sono state enunciate, ma non ovviamente scritte nel decreto. Rispetto al turismo, noi quello che faremo e che dovremo fare e che farà naturalmente prima di tutto il Presidente della Regione, anche in virtù del suo ruolo di Presidente della Conferenza, è quello appunto di chiedere al Governo di avere un orizzonte temporale, cioè una data rispetto alla quale le persone, i cittadini potranno muoversi appunto per raggiungere le destinazioni turistiche che decideranno di frequentare. Oggi questa possibilità, come sapete, non c'è, ci si può muovere solo per tre motivazioni che non sono legate ovviamente a ragioni di vacanza e noi abbiamo però bisogno di aprire un'interlocuzione, come c'è stata sempre in questa drammatica crisi sanitaria, per poter fare ulteriori passi in avanti e quindi dare delle certezze agli operatori, alle amministrazioni comunali, a tutti i soggetti di quei comparti, di quei settori come il commercio, come il turismo, che al momento non sono ricompresi nei decreti. Quindi la nostra sarà un'azione di questo tipo, propositiva, costruttiva. Mercoledì abbiamo un incontro con gli altri assessori regionali al turismo, dove penso che usciremo su proposta
della Regione Emilia-Romagna con una richiesta formale appunto al governo di pronunciarsi rispetto a una data di possibile apertura degli alberghi e quindi possibile apertura degli alberghi, diciamo, per ospitare turisti, perché come sapete gli alberghi di fatto non sono mai stati chiusi. Poi vedremo se, come dire, l'arrivo dei turisti in Emilia-Romagna sarà in due fasi. Questa sarà una decisione naturalmente che verrà presa dal governo, dalla cabina di regia nazionale. Se nella prima fase ci rivolgeremo solo agli emiliano-romagnoli e poi in una fase successiva anche ai turisti delle altre regioni. Questo naturalmente dipenderà dall'evoluzione complessiva del quadro sanitario. Speriamo che ci siano le condizioni naturalmente per poter ospitare fin dall'avvio, diciamo, della stagione turistica anche turisti provenienti da altre regioni. Noi ci rivolgiamo ovviamente e prevalentemente ai nostri principali bacini nazionali, che sono l'Emilia-Romagna e la Lombardia e in parte anche il Veneto. Però diciamo che solo il fatto di poter ospitare turisti in Emilia-Romagna, dall'Emilia-Romagna, sarebbe già, diciamo, un primo passo importante, perché noi abbiamo una percentuale alta, molto alta, di turisti che frequentano tutte le nostre località emiliano-romagnole che provengono dalla stessa regione. Quindi l'importante è che il governo, come dire, ci indichi appunto un orizzonte temporale, una roadmap, una data, che è fondamentale, perché senza avere un riferimento temporale diventa anche difficile per un turista prenotare naturalmente. E quindi, pur con tutte le cautele del caso, la data va individuata. Ovviamente sarà una data che potrà essere poi soggetta anche a delle modifiche sulla base ovviamente dell'andamento della curva epidemiologica. Questo per quanto riguarda l'interlocuzione con il governo sul tema riaperture. Poi c'è quella, diciamo, più legata al tema degli incentivi, degli aiuti, che dovranno trovare una loro diciamo, declinazione concreta nel prossimo decreto che ci auguriamo possa essere emanato la prossima settimana. Per quanto riguarda i protocolli, noi siamo pronti. Noi siamo pronti perché i protocolli sono tutti sul tavolo del governo, quelli degli albergatori sono stati condivisi da tutte le associazioni, ora sono, ripeto, sul tavolo del governo, sul tavolo nostro. E appena ci sarà, diciamo, una validazione finale, che sarà una validazione rispetto ai documenti presentati con le integrazioni che il tavolo regionale sta apportando rispetto anche ad alcuni approfondimenti sulla tutela legale, ad esempio, ovviamente saranno distribuiti, divulgati a tutte le strutture turistico-ricettive della nostra regione per la propria applicazione. Sulla tema della tutela faccio un inciso, perché abbiamo già chiarito un aspetto molto importante nel tavolo regionale, dove ovviamente la sanità ha un ruolo importante e centrale, che nel caso in cui un turista si positivizzi, ovviamente la sua positività non è possibile definire che sia stata riscontrata nell'albergo piuttosto che nello stabilimento balneare, piuttosto che in un'altra situazione legata al proprio soggiorno. Comunque, in ogni caso, l'albergo rimane aperto, gli ospiti non vengono messi in quarantena, naturalmente il positivo verrà preso in carico dalla sanità e dovrà seguire i percorsi previsti dai protocolli sanitari, però non ci sono delle responsabilità, non ci saranno delle responsabilità nei confronti dell'albergatore, purché naturalmente abbia rispettato i protocolli di sicurezza, questo è evidente. Quindi questo è un aspetto che abbiamo chiarito e che ha messo in una situazione, rispetto a questa parte qui, di tranquillità ovviamente gli operatori, perché è stato chiarito bene dal nostro assessorato alla sanità che non ci sarà né l'albergo chiuso con gli ospiti in quarantena, né tantomeno altre situazioni che possono creare un danno alla struttura privata. Poi, dunque, rispetto al tema destinazioni prodotti, direi che Modena è pienamente, diciamo, coinvolta in queste campagne promozionali, perché Modena è una città d'arte, non solo, poi dirò anche una cosa su un altro grande evento che si svolgerà a Modena,
e quindi sta dentro, diciamo, i percorsi di promozione TV, web, social che avranno appunto come testimonial Stefano Accorsi, ma Modena sarà anche quest'anno protagonista di un grande evento legato alla Motor Valley, legato a uno dei grandi prodotti, dei grandi driver della promozione turistica regionale che in questi anni abbiamo incentivato e sui quali abbiamo investito molto, perché dal 14 al 17 maggio si svolgerà in modalità digitale la seconda edizione del Motor Valley Fest digitale, appunto, che naturalmente sarà un'edizione anomala, che avremmo preferito ovviamente non fare, ma che però ci darà l'opportunità di raggiungere un pubblico molto più vasto di quello che avremmo raggiunto con una, diciamo, versione ordinaria, e con un programma molto articolato. Non entro nel merito perché faremo una conferenza stampa ad hoc per la presentazione del programma della Motor Valley Digital Fest, che si svolgerà appunto a Modena, e quindi direi che Modena ha una propria centralità importante non solo nella campagna di promozione ma anche nei grandi eventi legati alla Motor Valley. Tra l'altro pare uno dei media partner è il Wall Street Journal, quindi esatto, poi do la parola a Davide, che ecco, volevo solo mi pare di avere risposto a tutte le domande. Solo una cosa, ecco, sugli eventi naturalmente anche su questo lavoreremo per dei protocolli che riguardano ovviamente tutti gli eventi, quelli sportivi, quelli culturali, quelli non gastronomici, in collaborazione con gli organizzatori degli eventi stessi e i comuni, che hanno un ruolo ovviamente fondamentale rispetto al tema dell'organizzazione, della messa in sicurezza degli eventi. Volevo solo ringraziare, poi do la parola a Davide, la Cineteca di Bologna, che rispetto al percorso del cineturismo e quindi anche al coinvolgimento di Stefano Accorsi ha avuto un ruolo molto importante di collaborazione. Vi anticipo solo che, a proposito di preparazione e del chi fa cosa e dei compiti che hanno i diversi livelli istituzionali, noi, il presidente Bonaccini, fra poche ore firmerà un'ordinanza a proposito di preparazione e di mettere tutti nelle condizioni di poter lavorare per una, speriamo, riapertura nel più breve tempo possibile. Firmerà, ripeto, fra poche ore un'ordinanza che consentirà a tutte le attività commerciali, di ristorazione, pubblici esercizi, ricettive, parchi, terme, di iniziare a preparare le proprie attività in vista della riapertura della stagione turistica. Davide? No, non ho altro da aggiungere, però confermando il fatto che comunque, a proposito di Motor Valley Fest, l'unico modo che avevamo per continuare era questa, farlo in forma digitale, avendo dei media partner molto importanti che ci permettono comunque di continuare un progetto cominciato l'anno scorso molto bene, e che naturalmente l'unica possibilità che avevamo era quella di farlo in formato digitale per continuare poi nei prossimi anni a farlo come abbiamo fatto l'anno scorso. Ora abbiamo il video di Paolo Cevoli, quindi una testimonianza di... Le chiedo, dei... assessore, sì. Mi scusi, solo una precisazione, la riunione con gli assessori regionali al turismo è prevista mercoledì, ha detto, cioè no, domani? Giovedì, mi sono sbagliato, giovedì. Giovedì, grazie. Prego. Siamo pronti per il video di Paolo Cevoli? Sono qua io, ecco qua, grande, vivo, grande, vai. Io devo dire che sono felice e onorato di... Sei talmente felice che è sparito il video. Ah, hai visto che roba? Complimenti! Complimenti Paolo, Paolo, complimenti, bellissimo! Migliacca boia! Danilo! Stai qui, dai! Complimenti, è bellissimo! Vai Paolo, parla pure! Fallo live. Parlo dal vivo? Sì, parla dal vivo. Ti vogliamo very original. Buongiorno a tutti. Okay, scusa. Anche adesso. Yassi, sta stet. Basta. Smorta il microfono. Allora, grazie. Buongiorno a tutti. Mi fa molto piacere essere qui. Mi piacerebbe più essere vivente e presente. Però la prendiamo così come viene. Allora, io devo dire, come tutti voi avete detto, insomma, siamo qua un po' nel vallo, siamo in mezzo al mare, non sappiamo cosa ci sarà,
anche io che faccio spettacolo, oltre a essere figlio di albergatori, e quindi so bene cosa vuol dire il mio settore dello spettacolo e entertainment, anche questo non si sa quando si comincerà e come si ricomincerà. Però devo dire, noi abbiamo una roba addosso che non ce l'ha nessuno, ecco. Io ho presente il mio babbo Luciano, che del 52, all'età di 25 anni, è andato in Australia a lavorare, aveva le peste al culo, aveva una mezza idea di fare l'albergatore, ha preso un bastimento, come si diceva quella volta, ha fatto un mese di nave e è andato in Australia, non sapeva una parola d'inglese, non sapeva cosa trovava, e come noi adesso, dai, andiamo verso un nuovo mondo, non sappiamo cosa ci sarà, che lingua si parlerà, quali saranno le regole, non lo sappiamo. Però come il mio babbo quando è partito sapeva che portava dentro un lavoro, una roba pazzesca. E noi abbiamo la capacità di lavorare, la capacità di divertirsi, siamo l'unico popolo al mondo che siamo capaci di lavorare e divertirsi contemporaneamente e viceversa. Cioè, poi sappiamo voler bene la gente, per cui qualsiasi cosa che sarà, noi sappiamo che saremo pronti per questo nuovo mondo. Io devo dire che mi fa molto piacere continuare questo racconto che ho cominciato l'anno scorso con Romagnoli Dop. Ringrazio l'assessore Davide e anche Burioni che mi hanno chiamato per fare questa cosa. Non vedo l'ora di ricominciare a dare del gas, a dare a tutti questo che noi abbiamo, questa ignorantezza che abbiamo dentro, questa voglia che siamo qui che scalpitiamo tutti. Grazie Paolo, a presto. Credo che abbiamo terminato, bene. No, abbiamo un altro video. Abbiamo un altro video di chi? Tomba. Ah, abbiamo un video messaggio rapido di Alberto Tomba, che ci vuole salutare. Buongiorno Presidente, Assessore, colleghi, amici. Sono felicissimo di far parte di questa iniziativa che promuove lo sport del nostro Appennino, a cui sono molto legato, e abbiamo la fortuna di vivere in questa palestra a cielo aperto, a stretto contatto con la natura, dove possiamo fare sport e rigenerare corpo e mente, lontano da stress e pressioni della vita quotidiana. Quindi vi do un abbraccio a tutti, con la speranza di tornare alla normalità al più presto. Ciao! Bene. Vi ringraziamo e alla prossima. Ciao grazie, a tutti. Arrivederci, buon lavoro. Arrivederci, grazie. Buon lavoro. Anche a voi, buon lavoro. Buon lavoro. Grazie.